PD Montoriese, dopo 40 anni di malgoverno a Montorio, ha fatto un'iniziativa in piazza con 8 persone e quindi credo che sia proprio una strumentalizzazione da campagna elettorale, da delusione. Come amministrazione quello che dispiace è che noi abbiamo dimostrato nei fatti che siamo per l'accoglienza e la solidarietà a partire dagli afghani e gli ucraini. Abbiamo iniziato a fare delle azioni per le famiglie montoriesi già dall'anno scorso con la mensa gratis che aveva gli stessi requisiti degli scuolabus, perché abbiamo ripreso una linea guida nazionale che è quella della carta famiglia, dove c'era la residenza in Italia e l'appartenenza a un paese dell'Unione Europea, quindi siamo fatti a delle linee guida nazionali. Miglioreremo sicuramente questi requisiti, ma non accettiamo lezioni da chi in 40 anni di governo montoriese non ha mai regalato, o meglio aiutato le famiglie montoriese. Oggi Montorio ha l'asilo nido gratis, il bonus mensa gratuito, gli scuolabus gratuiti, il bonus nuovi nati del comune di Montorio, quindi un pacchetto famiglie dedicato a loro, perché perdere 3.000 residenti in 9 anni fa riflettere. È già stata inoltrata una richiesta di modifica del provvedimento e voi siete favorevoli in tal senso o rimarrà così com'è? Guardi, le ho detto che la mensa l'anno scorso aveva questi requisiti, che sono delle linee guida nazionali, nessuno ha detto nulla. Sicuramente miglioreremo, non accettiamo lezioni da chi non ha mai fatto nulla per Montorio e apertissimi miglioramenti. Ci sono situazioni tipo dei cittadini montoriesi che sono appena andati via da Montorio, quindi non sono residenti, però continuano i figli ad andare a scuola a Montorio e hanno i nonni a Montorio, a cui vogliamo dare anche noi questo aiuto. Il tema non è tanto chi o che cosa, perché non è in discussione, parliamo cittadini dell'Unione Europea, linee guida nazionali. Il tema è: ma qualcuno in 40 anni a Montorio si è mai occupato di fare un bonus famiglia? No. Qualcuno in 40 anni a Montorio ha mai pensato che avere l'assistente sociale e gli uffici dei servizi sociali a Tossicì a 20 minuti da macchina da un comune che allora faceva 9.000 abitanti aveva senso, le persone più fragili, prendere la macchina e andare a Tossicì? Non credo proprio. Ecco, noi su queste tematiche ci siamo, lo stiamo dimostrando nei fatti e miglioreremo anche. Non accettiamo lezioni da questi personaggi.